Mi chiamo Graziano Spinosi. Ho trascorso l'infanzia in Romagna, una regione allora contadina. A quei tempi non si gettava nulla. La miseria del dopoguerra imponeva regole severe. Il valore che si dava agli oggetti e alle piccole cose muoveva anche dalla consapevolezza della loro fine. La mia ricerca è un tentativo pressoché ininterrotto di misurare lo spazio, di accertare il peso dei corpi, la distanza che separa e nello stesso tempo lega due punti. È nel grembo materno che comincia questa necessità di accertare lo spazio, attraverso il tatto, con gli occhi ancora fasciati, ognuno di noi esplora la prima geometria. Non sono più capace di avere l'abbandono che hanno i bambini, però per tentare di provocarlo comincio sempre dal materiale, senza fretta. Anche l'acqua è un materiale, come gli alberi, l'aria, l'orizzonte e la nostra memoria sono materiali. Nello studio in cui lavoro oggi ci sono gli stessi materiali di quando ero bambino. Mi perdo anche ora, come allora, pur coi limiti dell'età adulta. Col tempo l'atelier diventa una casa di figure vive, macchie di ogni colore, attrezzi stanchi o ancora esuberanti, pennelli anziani o spettinati, mura che conservano impronte. Molto spesso le opere nascono, come dire, per emanazione. Assumono il respiro del luogo in cui vengono fabbricate, come i frutti assorbono quello della terra in cui maturano.